ho scoperto una lunghissima pista ciclabile che si chiama Treviso-Ostiglia. Sorge su un'antica ferrovia terminata nel 1941, giusto in tempo per essere bombardata nel 1944. Trasformata ora per metà in una lunghissima pista ciclabile, si vedono ancora le antiche fermate abbandonate, gli antichi binari, le antiche segnalettiche, gli antichi cippi chilometrici e le antiche bacheche di Facebook. Da Treviso passo per Quinto di Treviso, Sesto di Treviso, Provincia di Padova, Tre Baseleghe, Quattro Baseleghe, Quinto di Tre Baseleghe uguale Loreggia e arrivo a Campo San Piero, uno dei borghi più belli d'Italia. Non avresti dovuto! Stato un errore! Da Campo San Piero usciamo dalla lunghissima Treviso-Ostiglia per entrare nel Cammino di Sant'Antonio. Sant'Antonio era venuto in ferie a Campo San Piero, ma appena capito che stava per morire, ha fatto come fanno i gatti, è partito di casa, dirigendosi verso Padova. Noi lo seguiamo in bici in via Muson dei Sassi, la via dei Sassi Arrabbiati. Lasciamo Campo San Piero e attraversiamo Campo d'Arsego, Campo Minato, Campo di Tre Baseleghe, Reykjavik, Cane Ciccione. Ed eccoci arrivati nella città eterna, Padova, diretti alla meta del nostro viaggio, la Basilica di Sant'Antonio. Questo è Prato della Valle e quella chiesetta là in fondo è proprio la Basilica di Sant'Antonio. Alcuni dicono che sia l'abbazia di Santa Giustina e che la vera basilica sia questa, 500 metri più in là, ma dopo 57 km di bici senza allenamento, capite bene che quella deve essere per forza la Basilica di Sant'Antonio. Non ascoltate Goku, non superate mai i vostri limiti, allenatevi sempre poco alla volta, allenatevi sempre poco alla volta. Passare qui con il cavallo rientra nei miei diritti costituzionali.